Svolta nelle indagini per il duplice omicidio dei due imprenditori a Brindisi avvenuti poco più di 20 anni fa. Per l'assassinio di Sergio Spada e Salvatore Cairo sono imputati i fratelli Enrico e Cosimo Morleo di 57 e 58 anni, arrestati poco più di un anno fa grazie alle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, il fratello dei due, Massimo Morleo. Durante l'udienza in corte d'assise a Brindisi, Enrico Morleo, con un nuovo colpo di scena, ha confermato di aver fatto a pezzi il corpo di Salvatore Cairo dopo l'assassinio avvenuto il 6 maggio del 2000, ma di non essere stato lui a ucciderlo. Dopo la confessione ha dato indicazioni sul luogo in cui 23 anni fa furono nascosti i resti, le ceneri e parte della motosega utilizzata. Gli inquirenti saranno sul luogo indicato il 20 dicembre prossimo. Si tratta di una legnaia attigua alla società un tempo di Morleo, dove sarebbe presente un pozzo in disuso. Stando a quanto riferito in udienza dall'imputato, nel pozzo ci sarebbe la motosega e ci sarebbe anche parte di un teschio. A fare da sfondo al duplice efferato omicidio, interessi e rivalità di natura commerciale. I due imprenditori sarebbero stati uccisi per liberare il mercato da competitor. Spada fu ucciso con un colpo di pistola alla testa l'11 novembre 2001. Il cadavere fu ritrovato poco dopo, ma sono stati necessari molti più anni invece per avere informazioni sul collega. I Morleo rispondono di duplice omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso. Entrambi gli omicidi sarebbero stati premeditati e consumati per eliminare concorrenti scomodi per Cosimo Morleo, che avrebbe voluto lavorare in quei settori in regime di monopolio. Gli imputati sono ristretti in carcere dopo essere stati sottoposti a fermo il 3 marzo 2022.